In collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Carpisa, viaggiandoconluca.it, Yamamay, MSC Crociere, una produzione VG Channel. Vi come viaggi, benvenuti a bordo. Di cosa ci occuperemo oggi? Ecco i titoli della puntata. Napoli, capitale del turismo. Entusiasmanti i dati dell'affluenza turistica in città e dei passeggeri dell'aeroporto internazionale di Napoli. Il Museo Egizio di Torino. A come arte ci porta a conoscere il più grande museo di reperti egizi dopo quello del Cairo. A caccia di fantasmi. Con Luca Vitiello nel castello di Tantallon in Scozia. Le recenti festività natalizie si sono concluse con un entusiasmante bilancio per l'affluenza di turisti che hanno pacificamente invaso le strade di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris, in un euforico post sui social, ha lungamente elogiato sia gli operatori del settore che i turisti stessi per aver scelto proprio la nostra città come meta preferita per queste festività. Anche i dati che giungono dall'aeroporto internazionale di Napoli sono più che lusinghieri. L'affluenza prevista di oltre 220.000 passeggeri è stata anche superata. Ben 6.200.000 i viaggiatori di tutto il 2015, la gran parte dei quali provenienti o diretti all'estero. Ma a Capodichino non si dorme sugli allori. E sempre maggiormente proiettati verso le innovazioni tecnologiche che possono trasformare il nostro aeroporto in un mini hub, è stato di recente istituito l'E-Gates, che consente un rapidissimo svolgimento delle attività di controllo dei documenti. Napoli arriva seconda dopo l'aeroporto di Fiumicino. A Milano attualmente c'è un sistema ma in via di sperimentazione. Napoli sta assolutamente in linea con i principali hub europei. I sistemi sono oggi installati soltanto nei principali hub londinesi in Inghilterra, nei principali hub tedeschi, a Charles de Gaulle Parigi, a Madrid, a Fiumicino l'anno scorso e ora anche a Napoli. Napoli sta avendo un fortissimo incremento di traffico internazionale, extra Schengen. Allora è necessario incrementare i controlli facendo in maniera che però il flusso dei passeggeri, i passeggeri non abbiano ritardi, le compagnie, i voli non siano in ritardi. Questo sistema informatizzato, a nostro vedere, consente da una parte di migliorare i controlli di frontiera, ci sono anche controlli veramente molto sofisticati, d'altro canto non rallentare il flusso dei passeggeri, che quindi potrà imbarcarsi e prendere il volo in orario così come tutti quanti desiderano, quindi coniugare l'una e l'altra esigenza. Se avete in programma qualche giorno nel capoluogo piemontese, è d'obbligo una visita al Museo delle Antichità Egizie di Torino. Secondo Al Mondo Solo al Cairo, il Museo Egizio è stato istituito all'inizio del XIX secolo e dopo 5 anni di lavori e un investimento di oltre 50 milioni di euro, presenta oggi un affascinante percorso espositivo. L'elenco delle opere presenti all'interno del museo è lunghissimo. L'intera collezione, esposta solo in parte, conta oltre 13.000 reperti. Cimeli funerari, moneli, elementi decorativi in oro, animali da compagnia sono istantanee che ci riportano indietro nel tempo. La tomba di Ka, il gruppo scultorio di Faraone con addio Amon, la mummia e maschera di Merit, questi sono solo alcuni dei reperti di alto pregio storico che figurano all'interno delle sue sale.
ma l'ala che lascia i visitatori senza fiato è sicuramente quella che ospita lo statuario, realizzato nel 2006 dal famoso scenografo Dante Ferretti, dove si possono ammirare decine di statue che presentano alcuni dei più importanti faraoni e divinità dell'antico Egitto. Cari amici viaggiatori, oggi vi porto nei dintorni di Edimburgo, la capitale scozzese, alla scoperta di uno degli ultimi grandi castelli costruiti in Scozia. Il castello di Tantyon, o meglio ciò che resta di quella che un tempo era una fortezza medievale, si trova arroccato su un promontorio circondato dal mare e può davvero essere considerato come l'ultimo grande castello costruito in Scozia. Ciò che maggiormente lo caratterizza è la sua particolare architettura, con questa unica parete in pietra rossa alta 15 metri a fungere da protezione. Per arrivarci si deve attraversare una distesa verde e superare un antico arco in pietra. Fu costruito verso la metà del XIV secolo su iniziativa del conte William Douglas, che lo lasciò poi ai suoi eredi. La dinastia Douglas però si era sempre scontrata con la corona, infatti il castello fu assediato prima da Giacomo IV e poi dal suo successore Giacomo V, fino ad essere ridotto in macerie dalle truppe di Oliver Cromwell nel 1651. Da quel momento poi fu abbandonato per sempre. E pensate, amici, che queste pietre raccontano oltre 500 anni di storia. Negli anni si sono susseguiti gli annunci di avvistamenti di fantasmi all'interno del castello che ne hanno alimentato il mito. In ogni caso, fantasmi o meno, non perdete questo pezzo di storia scozzese.